Buongiorno a tutti e bentornati a Fisicamente. Oggi è il 20 marzo ed è l'equinozio di primavera, ossia inizia la primavera. Ma tutti noi sappiamo che la primavera inizia il 21 di marzo. Sì, però un conto è l'inizio della primavera, ossia l'equinozio di primavera del calendario, e un'altra cosa è la definizione che ci viene data dall'astronomia, ed è per questo che c'è una leggera differenza. Il 21 marzo è semplice da ricordare nel calendario, però quando vado a prendere la definizione astronomica io devo essere un attimino più attento, devo guardare alla definizione dell'equinozio di primavera. Come è definito l'equinozio di primavera? È molto semplice. È quel giorno, innanzitutto, in cui, come ci dice il nome, che dal latino deriva da equinoctium, vuol dire che la notte ha la stessa identica durata del giorno. Quindi abbiamo, nelle 24 ore di una giornata, abbiamo 12 ore di giorno e 12 ore di notte. Però è anche quel giorno in cui, se io sono all'equatore, quello che vedo è che il sole sorge perfettamente ad est. A mezzogiorno io me lo ritrovo esattamente sopra di me sulla verticale, in un punto che è chiamato zenith, proprio quel punto sopra di me chiamato zenith, e poi tramonta esattamente a ovest. Questo accade in soli due giornate in tutto l'anno, nell'equinozio di primavera e nell'equinozio di autunno. Ovviamente oggi è l'equinozio di primavera per noi, per il nostro emisfero, ma per l'emisfero australe, ossia per quelli del polo sud, per quelli dell'emisfero sud, oggi inizia l'autunno. Un'altra definizione che possiamo prendere è: se noi fossimo al polo nord o al polo sud, quello che vedremmo è il sole che sta praticamente girando sempre a pelo con l'orizzonte. Perché questo accade? Bene, sappiamo che in estate al polo nord il sole è sempre sopra l'orizzonte, mentre nel nostro inverno al polo nord il sole è sempre al di sotto dell'orizzonte. Essendo l'equinozio di primavera quel punto proprio a metà tra l'estate e l'inverno, possiamo immaginarci il sole che fa il suo percorso esattamente lungo l'orizzonte, come quella fase di transizione tra una notte perenne e un giorno perenne. Perché nella fattispecie quest'anno cade un giorno prima del 21 marzo, che è il giorno storicamente accettato come l'equinozio di primavera? Beh, ci sono due motivi principali. Il primo è che quest'anno è stato bisestile, abbiamo avuto questo 29 febbraio, ho fatto il video, ve lo metto nella descrizione, dove vi spiego a cosa servono i giorni bisestili. E la seconda argomentazione è il fatto che comunque noi ci stiamo muovendo. Cos'è che si sta muovendo? Si sta muovendo l'asse di rotazione terrestre. Questa è chiamata precessione degli equinozi, ho fatto un video, vi metto anche questo nella descrizione, però l'effetto è che l'asse di rotazione terrestre che sta ruotando fa sì che il giorno in cui ho la stessa durata di giorno e notte cambia nei secoli. Quindi via via al passare dei secoli questo giorno si sta anticipando, quindi fra qualche secolo questo giorno diventerà addirittura il 19 marzo. Abbiamo detto che l'equinozio è il giorno in cui ho la stessa durata del giorno e della notte, ma perché è solo l'inizio della primavera? Noi la primavera associamo così sempre l'idea di temperature miti. E la stessa cosa accade per il 21 giugno. Nel 21 giugno io ho il mio solstizio. È la giornata con le ore di sole con più ore di sole all'interno di una giornata, però questo è solo l'inizio dell'estate. Perché? Vi faccio l'esempio della pentola. Se voi mettete una pentola a scaldare e mettete subito il fuoco al massimo, non è immediato il fatto che la temperatura dell'acqua, per esempio per fare la pasta, la temperatura dell'acqua non si scalda immediatamente, ci si mette un po' di tempo, nonostante il gas che io ho messo sotto è già al massimo. La stessa identica cosa succede per l'atmosfera terrestre. Io al 21 di giugno posso avere il massimo della luce, quindi del calore che mi arriva dal sole, però io ho la mia atmosfera che viene dalla primavera, dall'inverno, quindi ancora fredda, quindi si sta ancora scaldando. Quando è che raggiungo la temperatura massima? Verso luglio-agosto, semplicemente perché c'ho un piccolo ritardo. La stessa identica cosa succede adesso. Io c'ho sì la stessa proporzione tra ore di luce e ore di notte, però c'ho l'atmosfera terrestre che viene dall'inverno ancora molto fredda, quindi si sta ancora scaldando, devo aspettare ancora qualche mese, ad aprile-maggio ci sono le temperature più miti, semplicemente perché sono ancora nella fase di riscaldamento
dell'atmosfera. La stessa identica cosa accade ovviamente in inverno, perché noi facciamo partire l'inverno con il 21 dicembre quando il sole è molto basso, perché l'atmosfera è ancora un po' calda dall'estate, si sta raffreddando, però le temperature più basse veramente io le ottengo a gennaio o febbraio, quando so proprio o sto finendo il calore che l'atmosfera aveva conservato dall'estate. Questo ritardo tra quando ho una determinata situazione, ossia quando sto dando il massimo dell'energia all'atmosfera, per esempio il 21 giugno, e quando ho il picco, quindi il massimo delle mie temperature, questa differenza di tempo è causata da quella che è chiamata una latenza termica, ossia ho bisogno di un po' di tempo per vedere gli effetti di questo mio riscaldamento. E la stessa cosa anche per il raffreddamento. Per il calendario persiano, oggi è l'inizio dell'anno. Infatti stamattina una mia collega ha augurato tutti buon anno per tutti i colleghi che utilizzano il calendario della tradizione persiana, perché è oggi l'equivalente del capodanno per loro. Vi ricordo solo che tra una settimana, grosso modo, tra la notte tra il sabato 28 e domenica 29, andiamo anche a cambiare l'ora. Quindi di notte alle 2, domenica mattina, porteremo avanti le lancette di orologio di un'ora, dalle 2 passeremo subito alle 3. A cosa serve questo? Serve essenzialmente a risparmiare un po' di corrente elettrica. Perché dato che le giornate diventano via via più lunghe, non ho solo 12 ore come oggi di sole, inizierò ad averne via via di più, e allora si preferisce fare svegliare le persone un'ora prima, iniziare a farle lavorare, e così si evita di dover accendere la luce la sera e quindi consumare energia elettrica. Benissimo, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande ovviamente scrivetemele nei commenti. Come sempre, autostoppista, iscrivetevi al canale e alla prossima!